Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi vedremo lo scavafosse. Famosissimo AR dell'evento di Halloween, lo scavafosse è un'arma d'assalto automatica, terrificante fucile d'assalto con proiettili di medio calibro, che garantisce danni e impatto elevati, a scapito di precisione e cadenza di tiro. Allora, nel video di oggi andremo a vedere lo scavafosse di fuoco contro ovviamente i nemici di tipo natura. Ci tengo molto a lasciare quest'arma così di fuoco, così come è nata, e allo stesso tempo appunto cercherò di sfruttare il suo massimo potenziale. Ovviamente è un ottimo AR, molti di voi mi avevano chiesto come mai nella mia lista delle top armi migliori non l'avevo inserita. Beh, sinceramente non merita magari la classe S, però viene successivamente. Ciò vuol dire che è un'arma top d'assalto, sì, ma con tutte le nuove armi che stanno uscendo ultimamente, lo scavafosse ormai è passato un po' in secondo piano, anche se resta pur sempre un ottimo AR. Quindi questo è il percaggio che ho scelto di utilizzare io. Ovviamente sono andato a utilizzare quante più perk di danno possibile. L'arma è il raggio solare, una perk di livello critico, una di danni critici, una di danni. E ricordatevi la perk danni e bersagli affetti aumentati, in quanto appunto lo scavafosse applica il tormento. Passeranno gli anni, ma la skin dello scavafosse resta pur sempre magnifica. Comunque, per chi di voi fosse interessato allo scavafosse, ricordatevi che domani, rispettivamente a quando uscirà questo video, sarà disponibile nello shop settimanale su Salva al Mondo, quindi potrete acquistare il vostro scavafosse semplicemente con l'oro. Detto questo, potete ovviamente sceglierlo voi il vostro elemento sullo scavafosse, potete farlo d'acqua, potete farlo d'energia per usarlo contro tutti, insomma sapete come funzionano queste cose. Comunque in questo video ci tengo molto a tenerlo di fuoco e provarlo contro nemici di tipo natura, in quanto comunque proveremo un paio di build veramente potenti e vedremo di estrarne il suo massimo potenziale. Allora, questa è la prima build che sono andato a utilizzare per il video. Mazza assalto tattico, aumentiamo i danni critici delle armi d'assalto, questo ormai lo conosciamo bene. Sono andato a metterci il ritorno di fiamma, quindi per forza di cose pelle di dinosauro, forza di dinosauro. Pronto carico, dopo la ricarica incremento i danni d'arma del 15% per 5 secondi. Vi ricordo che lo scavafosse senza perk di dimensioni caricatore arriva a un totale di 40 colpi. Ciò vuol dire che sì, ricaricheremo l'arma abbastanza spesso, ma potrete anche puntare, che ne so, a un Genesi tempesta di proiettili. 40 colpi sono comunque abbastanza. Aumentiamo i danni delle armi d'assalto e delle mitragliette del 17% e ritmo di battaglia, così cerchiamo di dare un tocco nuovo sia allo scavafosse che al video. La seconda build importantissima che andremo a provare, ovviamente, Genesi Rex, quindi ritorno di fiamma, due perk che mi permettono di attivare il ritorno di fiamma, danni fucile assalto, danni critici d'assalto, e questa volta sono andato a mettere che raccogliere oggetti di metallo dal 32% di possibilità di ottenere subwoofer. Questo perché oggi che c'è questa ripara al rifugio che per esempio ha la tempesta di tipo natura, ma il ripara al rifugio è diverso dal solito, nel senso che o costruite il passaggio nel momento in cui spawnano i nemici o andate un po' a intuito, diciamo, dove potrebbero nascere eccetera eccetera, perché chiunque di voi sa che ripara il rifugio, lo spawn dei nemici cambia non appena finito di installare l'ottavo modulo. Quindi questo cosa significava? Che io appunto non riuscivo a ottenere abbastanza uccisioni per appunto farmi attivare questa perk. Ecco perché in questo caso ho preferito sostituire lei con subwoofer. In questo caso mi basterà spaccare, che ne so, un po' di rotaie prima che parta la partita, mi metto da parte un po' di cioccolatini eccetera eccetera. Comunque mi sembra tutto chiaro. Io, raga, vi ringrazio di aver guardato il video, mi raccomando fatemi sapere con un commento se anche voi utilizzate ancora lo scavafosse e se domani lo comprerete. In qualunque caso, sia che lo abbiate già sia che non lo avete, è un'ottima arma da conservare anche un doppione, non si sa mai, raga, ve lo dico così. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, noi ricordate che ci vediamo domani, bella bella.
get close to me, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me a sign, just give me the green